La Miss ed il calciatore. Il 2019 sarà decisamente fortunato per tre coppie che si sposeranno nel 2019. Le medesime sono nate nello studio di Uomini e Donne. Possiamo svelarvi, infatti, che assisteremo al matrimonio tra alcuni dei protagonisti che si sono conosciuti e innamorati all'interno dello studio del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Una di queste è quella composta dall'ex Miss Italia, Larissa Marchese, e dal suo fidanzato Federico. Le altre coppie. Ecco le coppie che si sposeranno nel 2019. In primis la coppia Marchese-Gregucci. Tuttavia l'ex Miss Italia ha svelato che due potrebbero essere le ipotetiche date. 25 maggio oppure 1 giugno. La coppia Clarissa Federico, che da anni ormai vive a Miami, per il matrimonio ritornerà di nuovo in Italia per poter festeggiare con amici e familiari. La seconda coppia, tra quelle nate a Uomini e Donne, che diventeranno marito e moglie in questo 2019 è quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. In questo caso, però, c'è già una data certa, il 7 giugno pronunceranno il fatidico sì a Gaeta, nel Basso Lazio, meta estiva preferita dalla coppia per trascorrere le vacanze. Un matrimonio che venne annunciato in diretta televisiva su Canale 5 nel corso della finale dell'Isola dei Famosi. Pietro, infatti, scelse di sorprendere ancora una volta la sua amata Rosa, chiedendole in televisione di diventare sua moglie. Sossio ed Ursula. Oltre alle due coppie che si sposeranno nel 2019, potrebbero esserci anche Sossio ed Ursula. Protagonisti della versione Trono Over di Uomini e Donne, i due sono reduci dall'esperienza a Temptation Island VIP. In queste settimane, infatti, abbiamo visto che più volte Sossio ha spiazzato sui social chiedendo alla sua amata di diventare sua moglie, ma al momento non c'è stata ancora la conferma ufficiale da parte di Ursula, la quale preferisce andare con i piedi di piombo dopo le tensioni e i problemi che ci sono stati nel corso degli ultimi tempi con l'ex calciatore.